Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi non mi va di fare questa recensione, lo dico subito, perché non volevo neanche parlarne, ma purtroppo ultimamente il web viene dominato da delle persone che fanno recensioni dicendo solo valori soggettivi e basta. E per di più, per accontentare il popolo che molte volte non è neanche improntato a una visuale oggettiva del film. Parliamo di Black Panther 2. Per favore ragazzi, smettetela di andare a vedere questi qui che vi dicono che un film è bello e di pensare che è bello. Pensate con la vostra testa anche quello che vi sto dicendo io. Prendetelo con le pinze. Io cerco di essere una persona più oggettiva possibile, ma è impossibile essere oggettivi al 100%, e quindi prendete le mie parole e fatevi una vostra idea. Non andate appresso a questi rincoglioniti che per davvero, e non dico chi, ma tanto lo sapete già, che dicono questa marea di stronzate. Scusate se lo dico, ma veramente non c'è altro modo per dire queste cose. Allora, trama, personaggi, obiettivo, cominciamo. Prima voglio fare una parentesi sul doppiaggio. Ho visto tante comparse di gente che praticamente dice una frase fatta da il primo che capitava sotto allo studio, preso dalla strada, e gli hanno detto guarda, devi fare questo. E probabilmente qualcuno si è anche divertito a fare una voce del bangladino sotto casa che ti vende le borse. Perché sì, l'ho sentito, c'è uno che dice bringibessa, ok ragazzi? E questo è un fatto che però riguarda solo il doppiaggio. Ridiamoci su. Comunque, spero sia stato solamente uno sbaglio e non voluto, perché altrimenti sarebbe alquanto razzista. Parliamo di razzismo però. Questo film, secondo me, è estremamente razzista. È praticamente volto contro il popolo bianco perché ha fatto la colonizzazione. Ma per di più, cioè, viene proprio... c'è un solo uomo bianco in tutto il film, che è Martin Freeman. E per le uniche volte che viene visto, viene etichettato come colonizzatore. Colonizzatore bianco! Cioè, una... ragazzi, c'è una parte in cui... la ragazzina scienziata che poi diventerà la nuova Ironheart di praticamente un Iron Man donna nera, ok? Che quindi viva l'inclusività, se marciamoci sopra, che praticamente dice questi qua ci fregano, Indiana, quella brutta faccia bianca di Indiana Jones, viene detto. Ragazzi, me la sono segnata questa frase, cioè ragazzi, Vi rendete conto? Se io dicessi il contrario di una persona nera, sarei razzista? Certo che lo sarei! Perché loro no? È una cosa veramente grave fare questo film. Lasciamo da parte questi discorsi che secondo me non dovrebbero neanche esistere nel cinema, in quanto l'arte è imparziale, ragazzi. Non è un mezzo di propaganda, ok? Andiamo avanti con la trama. La trama è... questo ragazzo azteco che era nella pancia della madre, quindi sta per nascere, il suo clan fa... no, se pippa praticamente sta specie di pianta blu che trova al capo del clan e diventano uomini del mare. Vabbè, siccome lui diventa un uomo del mare nel mentre che era nella pancia della madre, diventa metà e metà, quindi rimane un po' della terra e un po' del mare. E... anche dell'aria. Perché? Boh! Non viene detto assolutamente per quale motivo lui ha le ali sulle caviglie, come Hermes. E può volare. Namor nel fumetto, nei fumetti, esiste, ok? E qui viene chiamato Namor, perché durante la colonizzazione un prete lo chiama El Nino Sin Amor, e quindi il bambino senza amore, e lui diventa Namor. Perché mi hai dato una spiegazione di un nome che poteva tranquillamente non essere spiegato perché è un nome? Quindi potevi semplicemente dire si chiama Namor. Fine. Ma non mi hai dato la spiegazione del perché questo può volare. Lui praticamente odia i colonizzatori, tutto il resto. Fa praticamente il suo popolo e aspetta 400 anni proprio per arrivare nel momento clou della trama,
perché? Perché sì, perché serve al film, per vendicarsi contro il popolo bianco schiavizzatore, schiavista e tutto il resto. Quindi è tutto così il film, ragazzi. A inizio film T'Challa viene fatto morire fuori camera per cosa? Un problema al cuore che non viene spiegato. Dice una malattia, problema al cuore. E quindi cercano di rifare un cuore sintetico per salvarlo, ma la sorella non ci riesce. Il popolo più avanzato tecnologicamente della Terra non sa che esistono i trapianti di cuore. Va bene. Ok, e questo è quello che si evince dalla spiegazione che hanno dato, perché è stata estremamente vaga. Hanno detto, malattia, cuore, vabbè, è morto, andiamo avanti. E molti ho visto scrivere nei commenti, nelle recensioni, che è stata resa giustizia a T'Challa, perché è l'attore che è morto. Quale cazzo di giustizia è stata resa? Puro fanservice, per dire, oddio, se pace all'anima sua, che bello. Ma pazienza, cioè, succede, mi dispiace, ma succedono panici qui a destra e manca. In poche parole, il Wakanda non vuole attaccare il resto del mondo, mentre Namor sì. Namor chiede al Wakanda di allearsi contro il mondo, il Wakanda dice no. Quindi si scontrano perché i Wakandiani vogliono difendere il mondo, mentre Namor vuole distruggerlo per vendicarsi del colonialismo. È una trama un po' forzata, ma sensata comunque. Erano e alla fine il film poteva durare la metà, anche meno della metà, perché non succede praticamente nulla per quasi tutto il film, fino a che poi non c'è lo scontro finale. Loro si menano e Namor sembra che abbia capito che è sbagliato vendicarsi, perché la vendetta è cattiva, ti porta a fare scelte sbagliate e tutto il resto, e vabbè. Sì, nel frattempo viene infilata di mezzo Ironheart, che diventerà la nuova Iron Man. Trama, basta così. E secondo me è da 3. Dai, 4. 4 perché posso smontarli di più nel resto, ok? 4. Trama 4. Andiamo avanti. Personaggi. Allora, Namor, alias Namor del fumetto. Mi spiegate come siamo passati da questo a questo? Bene, e loro hanno provato a spiegarlo, anche se non troppo, perché hanno preferito dare spiegazioni a come si chiama piuttosto che del perché è asteco, c'ha le piume, le ali sui piedi e tutto il resto, quando invece nel fumetto sì, c'ha sempre le ali sui piedi, è vero, però è un atlantideo, c'ha il tridente e viene totalmente da un altro popolo, è un antieroe con altri obiettivi, quindi non c'ha senso. Praticamente questo film è tutta una propaganda contro il colonialismo, ok? Che secondo me nel 2023 non ha senso. Passiamo avanti. Personaggio della sorella di T'Challa, che manco mi ricordo come cazzo si chiama, perché tanto a me ha fatto solo che arrabbiare come personaggio. Senza contare il fatto che gli attori veramente fanno schifo, fanno veramente schifo. Ho visto in questo film il peggio degli attori che c'erano nel primo, perché nel primo perlomeno T'Challa, l'attore che è morto, era bravo, e anche Killmonger è bravo, ma qui ho visto veramente gente fare facce durante la battaglia che fanno paura, ma paura nel senso, per quanto fanno schifo, sembra che si stanno cacando sotto. La tizia ha un'evoluzione pari a una formica e non mi ha lasciato nulla. Non saprei parlare di altri personaggi, sinceramente, perché non ce ne sono. Vengono introdotti, ma sono inutili, dicono una frase ogni tanto e basta. Questa è Wakanda Forever. Tu hai cercato di farmi affezionare a dei personaggi che non esistono? Com'è possibile? Tutto il contesto è dato semplicemente dal ah sì, odiamo il popolo bianco che ci ha fatto male, quando voi wakandiani avevate già il vibranio da 1000 anni e non avete fatto un cazzo contro il colonialismo. Potrei dirvi questo. Vorrei fare, ecco, una parentesi sulle coreografie. Allora, avete presente la
pubblicità di Cleopatra e Cesare, di quel giochino di merda che fa così e la liscia e quella fa ta 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 ta. Uguale, queste sono le coreografie. Come siamo passati da questo a questo? Cioè, ci sono. In questa scena si vede Namor che la tizia è qui, non si sposta nemmeno e fa questo. E la liscia. Ho visto Namor fare una mossa di judo a mezz'aria. Che c'è un'altra cosa che veramente ha fatto ridere. Le, a quanto pare, tutti i wakandiani hanno il siero del super soldato, perché ci sono le tizie con la lancia, ok, che sconfiggono militari super addestrati con i mitra e parano i proiettili con la lancia. Ok, la lancia è di vibranio, può parare un proiettile, ma tu hai i riflessi della Madonna? Non mi pare, mi pare che i wakandiani siano comunque umani. Però vabbè, io ho visto con tanta merda a livello di coreografie e di personaggi qui che non so che altro dargli se non un uno. Veramente fa schifo l'obiettivo. L'obiettivo secondo me era marciare sopra la morte di un attore, semplicemente questo, per fare un seguito inutile senza motivo. E che altro? Fare soldi? Spingere persone a dire che è bello, nonostante tutto sia un evidente film razzista, perché mi fa schifo. Queste sono tutte scelte orribili che portano al cinema persone che sinceramente non capisco da dove partano, perché a parte gli scherzi, mi spiegate com'è possibile? Perché ora io vedo testate giornalistiche web, ok? E influencer che fanno recensioni che dicono che è bello. Ma quasi tutti quelli che commentano, che parlano, che hanno un minimo di cervello per non dire oh sì, dimmi com'è questo film e io dirò che è lo stesso. Quelle persone che invece hanno un minimo di pensiero, tutte dal primo all'ultimo dicono che è merda. Quindi perché sta andando avanti tutto questo scempio? Io non riesco a capirlo. Vabbè ragazzi, questo sclero sinceramente mi ha portato ad essere molto arrabbiato contro la Marvel. Però questo rimane sempre un tassello sopra Doctor Strange 2. Lo dico perché Doctor Strange 2 è il passo, cioè il proprio punto più basso, penso, se, del cinema.